Tempo. La provincia ha fatto tutte le azioni necessarie, anche forti, con investimenti, col conferimento di capitale importante di 5 milioni e rotti. Il concordato, ci è sembrata la soluzione migliore, ma ormai l'abbiamo decisa un anno fa, in ritardo, perché si sarebbe dovuto fare molto molto prima, visto l'andamento dei conti dell'azienda. Sono tante le motivazioni. I bassi trasferimenti da parte dello Stato attraverso le regioni, la gestione che ha bisogno di un piano industriale diverso e di un piano che preveda un sistema di collegamento del nostro territorio in maniera più efficiente e meno costoso. Di fronte a questo, il concordato, su cui si è lavorato molto, ha fatto il suo iter. Il Tribunale, con motivazioni che gli sono proprie, ha rinviato questa decisione dell'omologa al 20 di luglio. Mi auguro che il 20 di luglio l'omologa ci sia in modo che si possano proseguire gli atti necessari per arrivare al risanamento totale di questa azienda. Ma comunque altro tempo, e il tempo per la mia mentalità dell'efficienza dell'amministrazione deve essere sempre celere. E no, perché la provincia ha due funzioni sull'RT. La prima come ente concessionario, perché per legge sono le province che danno le concessioni per il trasporto. Poi c'è una seconda funzione, che è il principale azionista della stessa società di gestione. E noi abbiamo il dovere di rispettare quello che è previsto nelle norme di un contratto. Quando c'è una inadempienza contrattuale, la provincia deve evidenziarla e fare le sue sanzioni. Tutte cose necessarie, fondamentali per rispettare le norme e credo in qualche modo anche di giusto pungolo nei confronti di chi deve gestire un servizio. Su due argomenti piuttosto delicati, il faudo e la segnaletica. Delicati perché si tratta di due affidamenti che la provincia ha revocato in quanto finiti in un'inchiesta della magistratura. No, non revocato. Sono lavori eseguiti, uno dei due, si parla di quello del faudo, è un lavoro eseguito a regola d'arte, ben fatto. Il secondo si riferisce a segnaletiche. Mi pare che sia stato anche soddisfatto delle Sì, la risposte. provincia l'aveva affidata ai cantieri, poi li ha revocati. La provincia le affida a chi li tiene. Gli affidamenti si fanno in base alle regole di buona amministrazione che viene decisa dai dirigenti. E viene fatta nel modo migliore che sia.